un Dalet Podcast, da veterani per patrioti. Buonasera e bentornati ad un nuovo primo episodio del Non Dalet Podcast. Oggi abbiamo un ospite particolare, ci tenevo tanto, erano due serie che ti facevo il filo e abbiamo deciso di aprire con te, Alessandro Di Paolo. Come stai? Benissimo e scusate il ritardo nella disponibilità, ma posso dirti con tutta sincerità che per me è un onore, un piacere. Ancora oggi non so neanche se poi me lo merito di stare su questo podcast. Comunque grazie veramente a te e a tutti. Tra l'associazione, un po' 414, un po' l'iniziativa di Barbarossa, abbiamo fatto delle attività, a parte ovviamente la notte della fratellanza. Insomma, abbiamo collaborato nel tempo, so che cosa hai fatto nella vita, però ho detto, ma sarebbe bello raccontarlo, poi tu sei sempre in giro, non ti si trova e quindi non si riesce mai a registrare niente. Colpa mia, come sempre. Sottufficiale Regger in congedo. Che è un dato di fatto. Ok. Però in congedo può darsi che magari uno o è pensionato, io in realtà ho... Congedo volontario. Esatto, prima intrapreso un'altra carriera. Sì, ha effettuato la transizione di carriera, no? Sì. Quella che raccontiamo negli eventi, insomma, normalmente durante gli episodi. Adesso sei formatore, imprenditore, designer di abbigliamento, fai un sacco di cose. Sì, infatti forse è proprio lì la difficoltà nel definire bene il ruolo. Una cosa è certa, non sono dipendente da qualcosa, quindi non rappresento un'azienda da cui io dipendo. L'azienda sono io, tra virgolette. Solo che questa azienda, questa società copre diverse branche, quindi che va dalla ricerca e sviluppo, dalla produzione, dal training, dalla vendita diretta al pubblico, consulenze, quindi dargli un nome specifico come ruolo è un po' complicato. Possiamo dire che sono un uomo che supporta, ecco, diciamo la mia professione è quella di supportare e dare supporto, questo sarebbe forse da definire come ruolo, ecco. Ok, non hai fatto la transizione classica, quella del salto perché assunto da una realtà, sei uscito e ti sei creato la tua. Sì, esattamente, praticamente è successo, cioè si è verificato questo con il corso naturale degli eventi, si è trasformato in un qualcosa che poteva generare un'offerta sia formativa che commerciale e quindi per me un impegno lavorativo poi è diventato. Chiaro, chiarissimo. Ascolta DP, ti posso chiamare DP? Ti chiamano sì, tutti? Sì, DP. Praticamente è il mio reale nome, possiamo dire. Ok, possiamo dirlo, sei vecchiotto, ecco, insomma, ti sei arruolato da... normalmente quelli che intervistiamo si sono arruolati o a fine anni 90 o primi 2000, questi normalmente. Tu sei... Allora, io mi arruolai nel 19 gennaio del 1993. Minorenne, avevo 17 anni. Hai fatto mettere firma ai genitori? È stata una lunga battaglia far mettere firma sul liberatorio, appunto, che consentiva in quel periodo l'arruolamento da minorenne. Fosse stato per me, io sarei partito prima, solo che chiaramente c'erano delle responsabilità da parte dei genitori che hanno rallentato questa procedura. Oggi io da genitore comprendo benissimo la loro posizione, la loro preoccupazione nel momento in cui, diciamo, questo figlio a 16 anni decide di interrompere gli studi, la scuola per intraprendere una carriera che, tra virgolette, non... cioè io non ho parenti nella Forza Armata. Che... No, infatti la domanda di rito è che se qualcuno della tua famiglia ti avesse stimolato a decidere di fare, ma evidentemente no. No, assolutamente ecco. No, cioè, o meglio. Ci sono racconti di mio nonno, c'è qualcosa che mi ha affascinato, poi magari ne parleremo più avanti, ma in verità non c'è stato per dire lo zio, il fratello, il cugino. E perché? Perché a 16 anni ti sei svegliato e hai detto, adesso... ma aspetta, parliamo di leva? Come funzionava all'epoca? Anticipavi la leva? Io mi sono trovato a cavallo tra il passaggio dei VTO, che erano i volontari tecnici, con i VFP, che erano i volontari a ferma prolungata. Ok. Quindi io mi arruolai come volontario, la carriera tradizionale, diciamo, quindi potevi arruolarti come feci io da volontario o tramite la scuola sottufficiali o tramite l'accademia oppure tramite sottotenente di complemento. Diciamo, questi erano un po' i modi per entrare in Forza Armata. Chiaro che quando mi sono arruolato io era ancora il periodo pieno della leva. Da dove hai tratto le informazioni? Cioè all'epoca non c'era la rete, dove pescavi le informazioni? Intanto chiedevo magari agli amici più grandi o
a chi aveva fatto la leva, allo Sì. zio dell'amico. Cioè, poi iniziavo a vedere se c'erano delle riviste, quindi all'epoca, aperta e chiusa parentesi, non c'era l'accesso così come c'è oggi, che prendi un telefono e metti una parola chiave e cominci ad avere tutte le informazioni dalle fonti aperte. Certo. Quindi cominciavo a prendere riviste di settore, all'epoca c'era Rights, lì vedevi, ma più che altro erano immagini, perché poi erano tante immagini, poco testo. Fonti aperte carta e fonti aperte a parola. Cosa ti immaginavi di fare? Volevi fare il paracautista, volevi girare il mondo. Ero attratto da tutto, cioè tutto quello che era il mondo in verde. L'avventura. Cioè, sono sempre stato molto composto, nel senso che non mi sono mai posto, voglio assolutamente diventare quella cosa lì. Mi sono immerso in questo mare, capito? Ho cominciato a navigare su diverse sponde, diverse correnti, non mi sono catapultato direttamente in quello che è oggi il comparto delle operazioni speciali. Lo hai metabolizzato col tempo, certo. Sì, diciamo, ci ho fatto tutta una strada, tutto un giro. Questa cosa ha pro e contro, l'ho visto anch'io quando l'ho fatto io, potevano entrare solo i USP. Adesso ultimamente l'accesso era aperto a chiunque, no? E questa cosa secondo me ha dei pro e dei contro. Ovviamente il vantaggio è che poi i reparti dovrebbero virtualmente avere un afflusso più giovane, no? Di personale. Però il contro secondo me è che poi in realtà, ovviamente statistiche alla mano, ci sono molte più defezioni. Proprio per il fatto che prima transitavi dai reparti convenzionali, facevi le tue esperienze, l'alpino, il paracautista, e dopodiché avevi anche raggiunto una maturità umana e fisica per affrontare le selezioni. Ora no, quindi fanno il giuramento, facevano fino a quando sono stato io, transitavano VFP1 a tasso di eliminazione nelle fasi preliminari del 99%. Quindi non lo so, forse non dico che fosse meglio prima, che uno magari impiegava 6, 7, 8, 10 anni per arrivare al reparto, però non so come la pensi. Ma guarda, allora, tanto ci sono diversi aspetti che partiamo dai negativi. I negativi, chiaramente, più tardi cominci, avanza l'età, possono cambiare gli interessi, possono subentrare altri impegni, che magari è la fidanzata che poi diventa la moglie. Nel corso della carriera, più tardi intraprendi e affronti determinate scelte, e più queste potrebbero avere delle conseguenze, perché tu prendi sempre più coscienza, no, della scelta che fai, quindi ti autoelimini perché dici no, non lo faccio. O magari una volta che tu l'hai fatta, che hai intrapreso quel percorso, quindi parliamo del comparto operazioni speciali, magari dici, cavolo, avessi iniziato prima. Eh sì. Questo è uno degli aspetti, diciamo, negativi che posso vedere nel momento in cui lo prendi un po' con ritardo. Come vantaggio, c'è che però nel momento in cui tu scegli, scegli con un'esperienza, con una maturità diversa, quindi a differenza di uno che appunto ha poca esperienza, diciamo, del settore, è più fermo, è più deciso, è più convinto. L'altro aspetto positivo nel momento in cui, come tipo nel mio caso, se tu sei capace di vivere questa carriera in modo attivo, cioè attivo, attento, che vedi, osservi, ascolti, interpreti, a prescindere da quale incarico ricopri durante questo periodo, cioè comunque tu hai tempo di capire come funziona la macchina militare, no? Certo. I vari ruoli, gli incarichi, ti puoi preparare anche su degli argomenti, perché è vero che è più facile incidere su un nastro vergine piuttosto che cancellare e registrare di nuovo, perché è questo che avviene poi quando fai il passaggio nel comparto. Ti devono togliere prima i vizi e Sì. poi rieducarti secondo quelle procedure. Ad esempio, quando mi sono arruolato io, l'unica scelta volontaria che potevi fare era truppe Sì. alpine o paracadutisti, sostanzialmente. Poi il resto era in base all'esigenza organica, venivi preso, venivi Certo. catapultato in un reparto X che non sapevi né dove, né quando, né come esisteva quel reparto. Quindi tu potevi ricoprire qualsiasi mansione. Io, per esempio, sono stato mandato, nonostante avessi chiarito bene quali erano le mie preferenze, fui mandato nell'aviazione dell'esercito, come addetto antincendio. Quindi, cioè, Ma io, quali erano le tue preferenze, DP? cioè, per me il corpo era quello dei paracadutisti, Ok. come preferenza. Per le mie conoscenze esistevano i paracadutisti, quindi io volevo andare nei paracadutisti. E sei finito a gestire gli estintori? In realtà è perché nell'aviazione dell'esercito c'era, nella brigata paracadutisti Folgore, all'epoca c'era un settore antincendio aeroportuale, perché c'era uno squadrone elicotteri dislocato in una città della Toscana dove appunto
tu potevi essere paracadutista, ma ricoprivi quell'incarico. A me mi andò male, cioè male, tra virgolette, male perché non fui accontentato in prima battuta, però bene per tutto quello che è successo durante quel periodo. Cosa facevi? Ma guarda, a prescindere dalla qualifica che dovevi prendere, come addetto antincendio, capo squadra antincendio, insomma tutto questo percorso qui di comunque dovevi prendere delle qualifiche per lavorare nel contesto aeroportuale. E ho ricoperto diversi incarichi, la gestione di una fureria, all'uomo che tagliava l'erba limitrofa alla pista d'atterraggio, alla gestione di un magazzino, per poi, lì ho incontrato diciamo la mia prima persona di riferimento, che era il mio comandante di plotone, che ancora oggi ricordo, stimo per l'umanità e la professionalità di questa persona. Lui era un ex VTO, quindi la categoria prima della mia sostanzialmente, che era riuscito a passare in servizio permanente, quindi era uno che come me era entrato dalla porta di servizio sostanzialmente, quindi non dalle scuole, l'accademia e così via. Ah, quindi un comandante di plotone di truppa? Non era un sottufficiale? Lui era sergente maggiore all'epoca. Ah no, perché cioè, si passava a sergenti dopo un tot. Era sergente maggiore, ma una macchina da guerra, cioè era un preparatissimo, una cultura infinita. Ma sempre detto, e ancora oggi ricordo le sue parole, lui diceva sempre, per rimanere all'interno della forza armata devi fare. Devi fare, devi dimostrare, devi conquistare la tua posizione, a prescindere da qual è il tuo incarico, ruolo o grado. Questi sono i tre, diciamo, aspetti e principi che devi tenere sempre a mente. Lui praticamente mi mise in lista per andare a ricoprire un determinato ruolo. C'erano due missioni all'epoca attive, che erano in Somalia e Mozambico. Sì. Una delle due, quando si liberava un posto, tu andavi. E io andai in Mozambico. Però prima di andare in Mozambico, praticamente io venivo sradicato dall'aviazione dell'esercito e fui aggregato e feci un periodo con reparto il 14° Benzone, insomma da quelle parti lì. Con che incarico? Da quel servizio in aeroporto iniziai a fare anche l'autista, quindi poi tutta la parte delle guardie, i vari servizi logistici che c'erano da fare. Feci questo, diciamo, approntamento nell'estremo nord Italia. Cioè, ripeto, avevo appena compiuto 18 anni perché avevo appena preso la patente militare, e lì feci questi 3 mesi di approntamento circa con il reparto che dovevo uscire. Beh, era il primo assaggio di operatività, no? Perché di solito per andare in missione poi si fanno i vasetti, per quanto però è sempre operativo se uno non ha mai fatto nulla. Sì, per quello che era, per me era. Certo. Comunque stiamo parlando del 94 circa, quindi eri uno dei pochi fortunati che poteva ricoprire. Eri già stato all'estero tu come persona, intendo, come uomo? O era la prima volta che proprio andavi fuori dall'Italia? No, ero stato all'estero, ma da civile, ho fatto piccole uscite, ma completamente diverse. Eh no, perché dico l'Africa, insomma. Sì, poi comunque in Africa, e me la godevo tutta, cioè, nel senso non mi sono risparmiato su nulla. Poi tornato da questa, fui mandato in Sicilia per fare i vespri, quindi anche lì andai giù con l'incarico, diciamo, antincendio, ma poi in realtà mi trovai a fare quello che era il fuciliere. I vespri erano come tipo la domino? Erano dei presidi in città. Strade sicure. Come adesso sarebbe, strade sicure. Domi. Col tempo tornano, cambiano località, però insomma, sempre cos'era? Contrasto alla criminalità. Era presenza sul territorio sostanzialmente, solo che magari adesso c'è una dinamica, prima era molto più statica la cosa. Non erano attività congiunte con l'arma. Certo. Sì, chiaro. Ho fatto delle bellissime esperienze umili, che comunque eri l'uomo che doveva prendere la scopa, capito? Pulire il pavimento, doveva fare tutti i lavori più umili che c'erano, lavare i piatti, fare le guardie. Però secondo me è anche bello, io ho fatto curve cucina, tutte quelle menate là in missione, no? E alla fine è un bel ricordo, cioè magari quel momento lì estemporaneo era un po' una rottura di coglioni perché toccava sempre più giovani, però ho un bel ricordo. Io lo definisco bello principalmente perché ne ho tratto vantaggio dopo, cioè nel momento in cui tu hai fatto quell'incarico, hai ricoperto quel ruolo, hai svolto quella mansione, quando tu ti ritrovi poi a doverti interfacciare con persone che stanno svolgendo quel determinato incarico, eccolo che lì riemerge quell'esperienza fatta quando eri giovane e quindi anche il linguaggio, il rapporto, il rispetto, perché cioè, comunque tu vieni da lì.
Certo. Cioè, tu qualche anno fa eri quel ragazzo o quella ragazza che sta svolgendo ora quel lavoro, quindi ti rivolgi in un modo diverso. Ascolta, ma all'epoca c'era già comunicazione, tu sapevi qualcosa delle forze speciali in generale? C'era questo, diciamo, questo mito, il massimo che l'operatività poteva esprimere era concentrato sul nono reggimento. Cioè, sapevi che c'erano? Esatto, sì, c'erano, ma Non li avevi mai visti? Cioè, in missione? durante i voli di andata in Mozambico, Sì. praticamente salivano sia quelli che poi andavano in Somalia che quelli che andavano in Mozambico, quindi avevo modo, cioè, di intuire chi erano. Erano personaggi che si riconoscevano per la fisicità, per il grado, per l'anzianità, per come vestivano l'uniforme. Torno a ripetere, in quell'epoca c'era ancora la leva. Chiaro. Era abbastanza marcata la differenza, ecco, mettiamola così. Chiaro. E quindi, tornato dai Vespri, che fine hai fatto? Nel 95 ci fu il caso Bosnia, quindi fatti di Sarajevo, praticamente c'era la possibilità di andare appunto in Bosnia. Solo che nel 96 ci fu la seconda riforma della Forza Armata, che era quella che si andavano a costituire i famosi ruoli, no? Sì. Ruolo truppa, ruolo sergenti, ruolo marescialli e così via. Poi io potevo fare massimo 3 anni. In questi 3 anni avevo la possibilità, due possibilità per passare in servizio permanente, Ok. appunto per queste riforme, perché adesso insomma, tecnicismi, cioè, che erano legati a punteggi, diplomi che io non avevo preso, chiaramente essendo partito molto giovane avevo interrotto gli studi, quindi non avendo questo diploma Sei stato penalizzato. non veniva considerato quello che avevo fatto in quei 3 anni, ma contava, diciamo, questo diploma. Mi congedarono Ah. per 5-6 mesi, dopodiché uscii il primo bando per il primo corso VSP, Ah. volontario in servizio Scusa, permanente. tu sei tornato a casa? Io sono ritornato a casa, mi sono dovuto ritrovare un lavoro E che cazzo facevi? Che sei tornato a fare poi? dal falegname al lavamacchine, cioè quello che c'era dovevo Ah, fare. ma sapevi già che saresti rientrato? No, 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 non sapevo che da lì a poco sarebbe uscito. Cioè, per me è chiusa, ho detto ok, boh, basta, ho finito, è stata una bella esperienza. Mi sono andato via con le lacrime agli occhi, non è stato facile. All'epoca che percezione c'era? Che la percezione c'era che praticamente io come altri eravamo stati sì Sì? congedati, però era tipo un guarda, adesso ci avete congedati, ma sappiate che entro fine anno deve uscire questo concorso, quindi ci sarà di nuovo la possibilità di rientrare in Forza Armata. Effettivamente nel giro di 5-6 mesi uscì questo concorso, mi preparai come se dovessi Alla entrare NASA. nella Delta. E quindi tu sei stato il primo corso VSP? Sì, primo corso Che USP, tra certo. poco vanno in pensione. No? Sì, beh, E dove ti hanno mandato poi da VSP? da lì poi andai nei Lagunari, quindi feci insomma, pure lì selezioni così. Io capitai in un periodo bellissimo, diciamo, di quel reggimento, che era la nascita della famosa brigata anfibia. Quindi tu hai la qualifica? Tu sei lagunare? Bravissimo, questo comportava dover prendere una qualifica, quindi da Venezia si andava giù a Brindisi, a San Marco, in Marina, quindi lì dovevi farti quei X mesi per fare questo corso, per prendere questa qualifica, quindi anche lì una bellissima esperienza. E poi questa qualifica ti permetteva di entrare in quella che era la Brigata Anfibia, quindi partecipare alle varie esercitazioni in mare, Ok. mare aperto per la parte navale, terra per la parte anfibia, quindi Grecia, Egitto, insomma, Spagna, se non ricordo male. E quindi anche lì fui fortunato perché presi questa qualifica che mi permise poi di fare altre esperienze e poi ritrovarmi di nuovo in Bosnia, a Sarajevo. Ok. Quindi alla fine, Alla fine ci sei andato. come se avessi riagganciato quel tempo perso, quindi per me era aver raggiunto un obiettivo importante, no? Chiaro. E poi? Dovremmo tornare qualche anno indietro, cioè tipo al mio primo torno in Mozambico, perché conobbi. Avevo scoperto dell'esistenza appunto degli alpini paracadutisti. Perché c'erano, non erano Ranger, ma erano 4° Reggimento Alpini, giusto? Erano gli alpini paracadutisti, cioè Ok. che all'epoca erano una compagnia, quindi erano un'unità molto 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 piccola, un affiatamento, cioè, e poi erano preparatissimi e avevano un orientamento da paracadutista. E tu li hai incontrati in Mozambico? Li incontravo in aereo sostanzialmente, poi in Mozambico loro si fermavano a Beira, io salivo da un'altra parte, andavo verso lo Zimbabwe. Poi c'erano delle attività congiunte dove io sostanzialmente
fornivo supporto alle loro attività. Stiamo parlando del 94, eh? Erano diversi dalla mia formazione. Mi era rimasto dentro questa visione, no? Sì. Quando poi vinci il concorso da sergenti, Ok. durante il corso sergenti praticamente si parlava, cominciavano arrivare informazioni su questa transizione, questa qualifica ranger, questo passaggio, no? Da dentro ho sentito, ho fatto no, guarda, cioè, è qualcosa di nuovo, cioè, anche perché era tutto da scrivere, cioè, non era un reparto nel quale tu andavi e era già tutto pronto, fatto, avviato, era una trasformazione. Ma la necessità qual era operativa di creare questo reparto? Tu ne hai idea? Era un disegno che guardava molto avanti, quindi serviva questa unità di supporto tattico, operativo sul terreno, nella visione che c'era all'epoca, credo, appunto c'era questa punta della lancia che era giustamente il nono reggimento e poi a contorno dovevano nascere delle unità di supporto. Hanno un po' preso, credo, lo spunto dalla Delta che aveva a supporto i Ranger, insomma, Ranger Bravissimo, americani. bravissimo. Però sostanzialmente sì, era un po' quella la visione. Anche perché c'è stata un'evoluzione anche rapida, se andiamo a vedere gli anni poi delle qualifiche del quarto, che attualmente è un reparto di forze speciali a sé stante. Sancito, sì. Ascolta, ma a chi veniva demandata poi tutta la preparazione tattica? Inizialmente l'ente formatore era il nono Come è reggimento. successo a tutti, anche a Riam. Un film che si ripete. Giustamente, i primi due corsi, se non ricordo male, si andava giù a Livorno direttamente. In realtà dovevi fare le selezioni per entrare nel battaglione alpini valutisti, poi dovevi fare le selezioni per poter accedere al tirocinio, poi dovevi fare il tirocinio per poter accedere al corso. Poi andavi al corso giù a Livorno, dove tu seguivi questo programma che poi ti portava non a prendere la qualifica, ma a prendere solo riconoscimento, Basico. primo pacchetto, va bene. Fino all'altro ieri, perché con me, quando io ho fatto la specializzazione, c'erano all'Obos anche aspiranti Ranger. L'Obos, a differenza dell'origine, era un ingresso unico per tutti, cioè era un periodo comune. Ah, voi avevate una preparazione dedicata proprio. Dopo, sì, tu arrivavi a Bolzano in seguito a delle selezioni, facevi questo tirocinio che ti permetteva di poter accedere al corso Ranger giù a Livorno, facevi questo periodo giù a Livorno, se lo superavi, ritornavi di nuovo, però quella parte lì non era insieme ad altri, cioè erano solo aspiranti Ah, Ranger. ok. Dopodiché tornavi su al reparto e prendevi tutto il resto delle qualifiche per poi arrivare alla qualifica finale, che era la qualifica Ranger. E tu hai fatto il primo corso Ranger? Ok. No, in realtà io feci il terzo corso Ranger. Da sergente. Da sergente, esatto. Ci hai messo anche tu quasi 10 anni per diventare operatore, insomma, no? Sì, ma poi cioè, mica finisce lì, nel senso, poi ci sono stati anche altri passaggi, perché poi saltò fuori che bisognava fare altri corsi integrativi. Siccome si stava arrivando al famoso Obos, no? Chiaramente quelli come me che venivano dal vecchio ITER dovevano allinearsi. Come fecero con gli aiuto guastatori, no? Esattamente, esattamente. La percezione che c'è ora è dei reparti fatti e finiti, ma io ho visto a mio tempo la stessa cosa, mi raccontavano i miei anziani che era successa nel 2000 all'185, quindi dopo che l'avete fatto voi, poi ci fu l'185 che da reparto di artiglieria diventava ricognizione, acquisizione, obiettivi. La stessa cosa, uguale, identica. Quando mi parlarono di questa trasformazione, cioè per me è scattata questa scintilla, ho detto cacchio, è un pezzo di storia, cioè questo è, c'è tutto da fare. Quanto è durato il tuo corso poi alla fine? Cioè, nel senso all'epoca? Insomma, circa 6 settimane che facevi giù a Livorno, da quello poi si attaccavano tutte le altre varie fasi ambientali, erano circa pure lì un paio di mesi a periodo tra la parte montana innevata o la parte montana rocciosa, dopodiché c'era la parte anfibia, la parte paracadutismo, quella l'avevi già presa prima, Certo. altrimenti non potevi continuare. Quindi alla fine, se vai a sommare il tutto, era il ciclo stagionale di un anno. Ascolta, di più una domanda ti volevo fare io. Poi tu a un certo punto hai deciso di intraprendere per tua personalissima valutazione la transizione e hai deciso di congedare. Quando ti sei congedato? Circa un paio Sono d'anni. 2 anni fa che... Diciamo che è un po' sporca la cosa perché prima del congedo c'è stato un periodo di aspettativa e l'aspettativa si è accavallata con il famoso periodo del Covid. Ma sapevi già cosa avresti, cioè tu già ti immaginavi tutto o avevi solo in mente la parte formazione? Che immagino sia partito tutto con quello, no? Facevi già formazione al reparto. In quei reparti lì sa benissimo come funziona, nel senso che diciamo che tu inizi che vieni forgiato, che vieni formato.
formato, va bene? Dopodiché viene inserito una componente operativa dove devi applicare tutto quello che ti è stato insegnato. Questo fa sì che si matura esperienza in determinato settore o comunque hai una vocazione. O per passione. Esatto. E quindi vieni poi indirizzato o ti autoindirizzi verso una determinata branca, dove ti iperspecializzi, però rimanendo sempre una componente operativa. Va da sé che devi trasmettere qualcosa agli altri. Ma sì, anche un ritorno dell'investimento per forza armata, no? Io penso ai JTAC, ai medic, agli sniper, agli RT, no? Sì, oggi ti dico che è un percorso naturale, un sviluppo naturale, però quando lo vivi in quel momento, magari non so, tu per 10 anni, 15 anni sei nel distaccamento, nel plotone, chiamalo come tu vuoi, a un certo punto cominciano a dirti sì, però adesso esci perché tu sarai quello che prepara la componente operativa. È gratificante perché hai quella responsabilità, hai quel privilegio, hai quell'onore e ti viene riconosciuto il tuo know-how, no? Il tuo sapere. Al tempo stesso sei cosciente del fatto che tu stai uscendo dalla tua famiglia, dal tuo gruppo di lavoro. Certo, no? Certo. Cioè, oggi ti dico sì, è il percorso naturale, però quando poi ti dico, ti bussano sulla spalla... No, maturi la consapevolezza che poi, insomma, tutta la tua rete amicale un po' ti distanzi da loro. Ricordo adesso, cioè, bellissimi ricordi, ma quando io transitai a ricoprire questo ruolo, diciamo, preparatore per il mantenimento delle capacità operative degli operatori, quindi quello che poi viene definito numero controllo tattico, sostanzialmente mi ritrovavo a dover preparare coloro che uscivano. Io mi sentivo coinvolto, cioè, quindi ero pronto anch'io a uscire, invece ti fermi e gli altri invece continuano, perché poi loro salgono sull'aereo e vanno via, capito? E quando tu fai quel passaggio lì all'inizio non è proprio semplice, sì. Facevi la procedura tecnico-tattica, mettiamola così, per semplificarla. Sì, non mi sono mai definito, non so, un bravo tiratore. Sapevo che ero capace in un altro incarico. Io quell'incarico in cui pensavo di stare a livello, quello lo mettevo da parte, io mi concentravo su quello che non ero per me, diciamo, a livello. Andavo alla ricerca appunto dei miei gap. Sì. E quindi questo mi ha portato a girare di iniziativa mia, anche frequentando corsi fuori, anche all'estero. Hai fatto di quello che ti veniva bene poi il tuo lavoro, no? Cioè, l'insegnante è semplicemente un passaparola, cioè uno che trasferisce una storia, un racconto, un fatto ad un'altra persona che ascolta. Il punto qual è? La differenza lo fa intanto se tu stai trasmettendo anche la passione su quella cosa, primo, ma soprattutto se tu riesci a trovare le parole chiave che sono diverse per ognuno di noi. Diciamo che sei stato un po' una mosca bianca, no? Nell'effettuare la transizione, al di là del fatto proprio che non ti sei fatto assumere, poi in realtà hai creato la tua realtà e l'hai creata generando delle comunità, mettiamola così. Insomma, secondo me sei stato il primo di questo settore che ha cercato di mettere insieme invece che di separare, no? Magari poi ne stiamo parlando perché io e te sappiamo esattamente che cosa fai, ma gli altri non sanno cos'è 414, il training facility. Chiaro. Facciamo un po' una marchettata. Perché, no, perché se no parliamo di te. Cerchiamo di evitare l'argomento perché ci sentiamo in difetto, sembra che vogliamo fare e sponsorizzare sta roba. Però se non te lo chiedo, tu non lo dici. E la gente poi rimane col dubbio e mi dice, sì, ma quello che cazzo in sé, dove lo trovo? Vedo che poi, mi conosci bene. Perché poi mi chiedono a me, poi mi dicono, ma dove lo trovo? Dillo tu, sì. Non lo trovi, non si trova. È impossibile. Prima di tutto, cioè, questo dimostra la tua visione tua e dei tuoi soci nell'osservare e non limitarsi solo a vedere. Intanto grazie che mi hai collocato, diciamo, in queste caselline qui che ho appena detto. Partiamo da un fatto, cioè per me non esiste l'esclusività. Nel momento in cui io mi reputo esclusivo di qualcosa e mi chiudo in quattro mura e dico io sono l'insegnante e se volete imparare dovete venire da me, dovessi fare una scelta del genere, per me vuol dire aver perso. Tu non ti stai confrontando, è proprio nel confronto che c'è la crescita. Certo. Intanto, e poi saranno gli altri liberi di scegliere dove andare, come andare e tutto quello che ne consegue. Tieni presente che provengo dallo stesso mondo tuo, quindi per me il concetto di community, il concetto di fratellanza, il concetto di squadra, il concetto di spirito di corpo, cioè io sono stato educato così da quando avevo 17 anni, quindi non è che ora esco fuori dalla forza armata e boh, adesso mi batto in petto e dico no, boh, il migliore sono io, faccio tutto io. In realtà no, non è così, anzi devi essere portavoce di quei principi e di quei valori. Quindi se sei tu il primo che si chiude, se sei tu, certo, il primo che esclude gli altri, come fai a fare un discorso di inclusività, come fai a fare un discorso di community? Se io devo immaginare che cosa hai messo in piedi in questi anni, al di là poi del lato imprenditoriale, no, dell'abbigliamento, adesso ne parliamo,
Penso sempre alla Notte della Fratellanza, che ripetiamo ogni anno con i ragazzi di Good Guys e Team Blue Line, o Quiet W, che da 2 anni a questa parte, no, hai messo insieme appunto per fare comunità. Ma guarda, infatti, cioè, magari ne avevamo già parlato in altre sedi, però raccontiamo questa storiella che non avrei mai voluto raccontare, però cioè, almeno premiamo gli ascoltatori, premiamo gli ascoltatori. Dobbiamo far finta di non conoscerci in questa circostanza, quindi. Se vogliamo vedere bene la cosa, anzi, osservare la cosa, cioè, quelli sono eventi il cui organizzatore sono io. Cioè, Notte della Fratellanza sono io, Italy Training Weekend sono io, il Blue Warrior dietro sono io. Però sono eventi che non portano il mio nome, sono eventi inclusivi, cioè sono eventi, sono il tuo evento, sono il nostro evento. Se io poco poco avessi messo il mio volto, la mia sigla, il mio nome, il mio logo da qualche parte, quello diventava il mio evento. Va da sé che avrei escluso tutti gli haters, tutti i competitor, tutti. Invece in realtà no, quando tu della Notte della Fratellanza devi raggiungere un quorum, quando tu devi raggiungere un obiettivo che è quello di dare un supporto economico, morale, quello che sia, ha una figura terza. Questa figura terza tutto vuole sentire, tranne che ci sia una discrepanza, che ci sia un conflitto, che ci sia un attrito. Già quella figura terza ha bisogno del tuo supporto. Se poi percepisce che questo supporto è un supporto pure un po' non fluido, non sano, tu che messaggio hai dato? Certo. Invece per me la parola chiave è community. Poi questi eventi, se vogliamo proprio dirla tutta, proprio per fare una marchetta, sono educativi, sono educanti, nel senso che, vedi, nella Notte della Fratellanza si raccontano sì delle storie, ma in realtà il messaggio che passa è lo stato d'animo di quella persona, è il pensiero, la motivazione che l'ha spinto a fare determinate cose, che andava fuori dall'incarico, il vasco, lo stipendio, cioè lui ha fatto un sacrificio per un bene più grande, per un bene comune. Possiamo dirlo, no? Tanto per chi ha scoperto in questo momento che la Notte della Fratellanza è questa serata che organizzi da 3 anni, 4 anni, 5 anni, con voi quest'anno sono 5 anni. 5 anni che si fa questa notte. Sempre state lì a Verona? Sì, sempre a Verona, sì. Io conosco ovviamente la versione quella più recente in cui ci sono 3 realtà associative che a turno danno visibilità a una persona o a un ente benefico a sua volta che si sia distinto nel mondo della propria comunità, quindi nel nostro caso dei veterani, nel caso di Rocco immagino siano più orientati al personale in servizio e nel caso ovviamente del Team Blue Line alle forze dell'ordine, no? Chi volesse, adesso ci vuole ancora un po', a dicembre, però chi volesse segue i social nostri, di tutti gli altri, insomma può partecipare, è un evento aperto a tutti, è un evento benefico, è anche molto bello. Assolutamente. Poi c'è tipo Italy Training Sì. Weekend. Se vogliamo, io come gruppo 414 coprirei tutte le specialità espresse durante l'evento. Cos'è che si fa? L'Italy Training Weekend sostanzialmente è un evento formativo. Ci sono 7-8 formatori che esprimono le loro capacità e offrono un'offerta formativa al pubblico che partecipa all'evento. È eterogeneo, quindi ognuno porta una cattedra diversa, dall'arma lunga all'arma di visione, all'end-to-end, cioè, ognuno porta una sua cattedra. E sono formatori di gruppi diversi, che se vogliamo, cioè, dovremmo essere uno in competizione con l'altro. Esatto. In realtà la cosa più bella che tu puoi fare è proprio quella di andare in un posto, in un periodo e trovare tutti insieme lì. Secondo me anche, sai, mettere da parte l'ego e dire secondo me lui lo fa magari meglio, magari in maniera diversa da come faccio io questa materia, allora chiamo lui. Ed è un concetto che in Italia non ancora siamo indietro. Ancora oggi io pago per andare a ricevere formazione lì dove so che posso imparare qualcosa. Io pago per andare a frequentare dei corsi, quindi ci deve essere qualcuno che deve stare un passo avanti agli altri. Ci deve essere però anche l'umiltà di andare da quella persona e di io voglio comprendere, voglio capire. O quindi educante perché formativo, educante perché proprio lanci questo messaggio implicito della, cioè vai a creare questa community, quindi allarghi, apri l'ingresso sia al pubblico professionale che civile, ma è un'attività sana comunque, cioè comunque stiamo parlando di sport, non è che Quel fruitore tipo è un militare, un membro delle forze dell'ordine. in genere io creo 2 classi riservate e il resto è aperto. Quindi anche i tiratori civili possono venire, Sì, appassionati. assolutamente. Gli istruttori sono da Alberto Bonpan per quanto Conosco riguarda il Alberto. tiro di precisione, Ballistic Solution, dopodiché c'è Alessio per quanto riguarda Fulcrum Team. Poi c'è Giacomo Bolzoni per la parte dinamica, Alberto Gallazzi, poi c'è il grande maestro
che ha portato il tricolore fuori dall'Italia per quanto riguarda l'impiego delle armi, Dieco, il fatto giro. Sì. Dopodiché c'è un ragazzo francese, Lara Tattica, che è già, insomma, un fedelissimo che continua a venire giù in Italia per partecipare a questo evento come formatore, e poi ci sono io. Dove si iscrivono? Vengono sul sito di 414? Per fare l'iscrizione si va sul sito 414training.com, si va sul calendario eventi, c'è tutto il programma, la presentazione del training e quant'altro. Se io mi fermavo però alla parte formativa, Esatto, stavo siccome nel arrivando. mio concetto c'è sempre quello del qual è l'esigenza, qual è l'offerta, quindi invito a partecipare all'evento anche produttori italiani vicini a questo mondo, quindi da produttori di equipaggiamento, produttori di abbigliamento, produttori di accessori per arma. E anche lì non è usuale, nel senso che tu produci anche, no? Anche lì emerge di nuovo quel discorso della community. Io produco equipaggiamento Come sta andando? e va malissimo, No, malissimo. ma ci sono novità per quest'anno? Novità grosse ci saranno a fine anno, Ok. però sta andando bene. L'unica cosa che potrei far notare con un po' di malizia è che chiaramente è un prodotto che ha iniziato sin da subito a galoppare all'estero, poi piano piano ora sta tornando in Italia, ma normale prassi. Tornando al discorso per coerenza, no? Io produco equipaggiamento, ma lì presenti ci sono altri tre produttori di equipaggiamento. C'è Andrea di Black Folium, c'è Fabio di Frog Pro. Se vai a vedere tutti e tre, produciamo le stesse buste. Esatto, sì, magari vi accavallate su qualche prodotto. È un evento sano sotto ogni aspetto, poi è chiaro che non è che a tutti piace, non è che puoi pensare che a tutti va bene, cioè l'odiatore della domenica è sempre dietro Vabbè. l'angolo. Se una delle regole per vincere è quella di dividere, allora io devo fare in modo di unire per essere invincibile. Se sono io stesso colui che si autodivide perché si autoelimina, si autoesclude, allora io faccio il gioco dell'avversario. Certo, secondo me è la cosa più sana che si può fare. Il karma è sempre un agguato, no? Poi, anche perché per non far vendere un altro produttore, puoi solo che fare il detrattore, no? E quindi è anche una cosa brutta e molto spesso uno deve anche confrontarsi con la realtà, per cui magari quell'altro, cioè Frog Pro, fa dei begli equipaggiamenti, perché dovresti dire no, allora non lo voglio perché... Bravissimo. Anzi, meglio averlo vicino che uno li vede entrambi, li prova entrambi, no? Deve anche riconoscere la realtà. Ti faccio io una domanda, no? Se c'è una sana competizione, la sana competizione significa che non che io critico il prodotto di un altro, la sana competizione sta nel io devo fare qualcosa meglio di un altro, meglio con un rapporto qualità-prezzo migliore. Ma ora, questo a beneficio di chi va, secondo te? Dell'utilizzatore finale, ovviamente, ma al netto che poi ritorni anche a voi. Bravissimo, bravissimo, è dell'utente, c'è cioè il vantaggio è a favore dell'utente. E così pure nell'offerta formativa, so che posso continuamente migliorarmi, oppure so che se cerco una determinata cosa, da lui la trovo, ma non perché chi non ce l'ha è stupido, è perché uno è più specializzato nell'altro in un determinato settore. Tutto qui, sono eventi in cui io che sono un produttore, è vero sì che devo tirare fuori l'idea innovativa, ma se non ho la percezione di quello che serve, come faccio a tirarla? Cioè, se io non so cosa ti serve a te, io come faccio a sviluppare un progetto, un disegno, un articolo? Ascolta, quello che ti volevo chiedere di P è come sei riuscito a integrare la tua esperienza militare con l'imprenditoria, che è un po' normalmente noi non siamo buoni a vendere e non siamo neanche buoni a venderci, però tu ti muovi bene nel mondo imprenditoriale, al netto che uno è giusto che si circondi magari di persone un po' più avvezze al commercio. La parola imprenditore è ancora un po' difficile da. Ma è colui che fa impresa, perché darti del commerciante è brutto, perché sembra che vendi qualcosa di qualcun altro, invece... Colui che scommette, diciamo, Eh mettiamo sì, una cosa, si gioca d'azzardo. esatto. L'impresa è una scommessa. Diciamo che ancora una volta mi reputo fortunato perché cioè, io comunque produco articoli che vanno in favore sia del pubblico, dell'appassionato, ma principalmente guarda verso il pubblico professionale. Quindi questo mi riporta sempre a stare vicino, a contatto con quel mondo. Ho cambiato le vesti, ma poi in realtà sono ancora immerso dentro quel mondo. Quindi non è che c'è stata proprio una transizione radicale, cioè, ho cambiato status, però in realtà sto sempre nel fango, tra virgolette. E ancora una volta fortunato perché conosco le dinamiche, inteso qual è l'esigenza dell'operatore, qual è l'esigenza di forza armata. Esigenza che può essere sia sotto l'aspetto performante del prodotto,
e quindi qualitativo, ma anche in relazione al budget. Certo, non sei caduto lontano dall'albero. Come dicevo prima, cioè, ho cambiato le vesti, però poi alla fine sono sempre lì. E questo vale anche nella formazione. Secondo me è proprio quello bello. Sei uscito, però sei rimasto permeabile. Nel senso che tanti escono e poi dopo magari non si circondano più. Invece il bello della realtà che stai creando è anche quella, no? Nel senso che non è una roba che tu dici, vabbè, ai miei tempi serviva così e oggi no. No, ti stai circondando di persone che ti possono aggiornare. Più delle volte ci faccio io domande, cerco io di capire. Questo mi facilita anche l'impiego da formatore, no? Ma perché provengo da quel mondo? E qui cito un'altra persona che non c'è, però va citata, di Matteo. Ci stavo arrivando, infatti. Che è l'altra operazione fatta. Ma si può parlare dei Tactical Shop? Per me sì. Tanto, io non guadagno niente. No, beh, se tu producessi una linea abbigliamento e questa linea non la vendi porta a porta, non te la tieni in casa, cioè un luogo fisico dove andare a provare gli abiti, dove acquistarli, cioè c'è più di uno, anzi, no? Quanti shop avete? Ad oggi ci sono 3 negozi che rimangono sotto il nome Barbarossa. Ho una quota come società, cioè siamo in società su quello, ma il frontman è Matteo. E rimane Matteo. Ci sono a Verona, a Reggio Emilia, a Milano. Sì, non c'è solo la tua roba, c'è roba per il software, per l'outdoor, armerie. Bravi, se torniamo di nuovo al discorso, cioè non è il monomarca, ma è offrire un servizio. Infatti, quando dicevo di Matteo, non è che ci propone un articolo che è quello di 414, perché 414 ha delle caratteristiche specifiche per un impiego che va da sé, usando determinati materiali, ha anche un costo. Certo. Che può andare bene o non può andare bene all'utente. Allora sono io il primo che ti dico, guarda, se io ho capito bene quello che devi fare, questo non è per te, ti serve un'altra cosa. Che magari non è neanche nella mia offerta di articoli. E con Matteo facciamo proprio questo tipo di mestiere. Cioè, quando entriamo nelle varie amministrazioni o quando ci interfacciamo con dei clienti, cioè non andiamo a vendere un prodotto, cerchiamo di dare consulenza sulla scelta di un prodotto. Certo. Credo sia il primo caso in Italia. Ci sono altri produttori. In America ce ne sono decine di ex forze speciali che poi hanno la loro linea di abbigliamento piuttosto che il caffè. La microimprenditoria veteran-owned non è una realtà consolidata in Italia. Diciamo che con questa osservazione che fai arrivo quasi a toccare uno dei miei obiettivi a lungo termine, ovvero quello di far riconoscere delle qualifiche per i meriti, non tanto per il titolo scritto, il famoso diploma, che comunque c'è rispetto per il diploma. È vero sì che oltreoceano, da altre parti, anche qua in Europa, si trovano queste figure che fanno questa transizione, perché viene riconosciuto per il merito, diciamo, un titolo acquisito, dove magari io, studiando tra università e master, magari ci metto 7-8 anni per imparare quel mestiere. Tu, invece, che l'hai fatto per 20 anni, hai la stessa expertise, solo la differenza è che la mia è scolastica e quindi deve iniziare a entrare a regime. La tua è maturata sul campo. Quello che ho scritto sotto la lista to do per il futuro è proprio riuscire a capire se c'è la possibilità di dare un credito a coloro che, per fatti provati, per qualifiche provate, scritte, possano erogare formazione, quindi dare un supporto a quelle unità, a quelle amministrazioni che magari per budget, per tempo, per esigenze operative loro, non hanno tanto tempo da dedicare alla ricerca e sviluppo, quindi anche alla parte di formazione o mantenimento delle capacità operative. Certo, è un concetto d'avanguardia, no? Questo interessante. Ovviamente dovrebbe esserci la volontà da parte dell'amministrazione perlomeno di valutare quali possibilità ci sono, no? Esattamente, esattamente. Ti ringrazio per il tuo tempo, perché so che poi più siete vecchi e più siete resti a condividere con le nuove generazioni. Con l'età dormi meno, dormi meno, quindi. Con la tecnologia, e mi dicono sempre, ma mi registri, ci vuole la telecamera, queste cose qua. Cioè. Grazie a te, grazie insomma a tutto il gruppo Nodolet, a tutto quello che fate, perché comunque siete una realtà fantastica, nella quale io credo molto. Poi è il tempo che ti darà ragione, che tutto il circo che stai mettendo in piedi, poi domani avrà un ritorno, se non economico sicuramente in misura di valore umano che state generando, e di comunità. Grazie, lo apprezzo molto. Poi magari rimarrai povero in canna. Sicuro. Grazie Alessandro, ti saluto. Grazie. E speriamo di sentirci presto. Assolutamente sì. Un saluto a tutti. Ciao. Grazie ancora. Grazie, buona, una buona serata. Serata. Ciao, 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 ciao.
Non Dalet Podcast, da veterani per patrioti.